Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci dedichiamo a due profumi arabi, due novità che ho preso. Uno era un profumo che avevo in wishlist da un po' di tempo, l'ho trovato su Vinted a un buon prezzo e ne ho subito approfittato. È un profumo del marchio Swiss Arabian. L'altro invece è stato un profumo che ho acquistato per caso, non era nelle mie ricerche. Un po' di tempo fa sul gruppo Facebook Profumolandia, il gruppo creato da Greta, Miss Greta Top, ciao Greta, quello con il cuoricino rosa, aveva lei postato un'immagine di un profumo con una descrizione. Il profumo è Hibiscus Maajad, un profumo di nicchia, un profumo molto costoso, e da lì, leggendo la descrizione, vedendo le note poi in un secondo momento, ho detto: è un profumo che può essere nelle mie corde, voglio assolutamente provare a vedere se c'è qualche alternativa più economica a questo profumo, perché mi sembra che il prezzo sia intorno ai 200 euro. Quindi mi sono mobilitato alla ricerca e ho trovato il profumo che vi farò vedere per primo. In questa prima parte di video oggi ci dedicheremo a lui. Poi nel corso di questo video, tra un profumo e l'altro, vi farò vedere anche queste due chicchette che le ho trovate per caso in un negozietto cinese. Ero andato perché dovevo fare la spesa, perché questo negozio cinese è vicino a un supermercato. Ero andato lì con mio papà che dovevamo prendere delle cose e ho detto: sì, dai, entriamo a fare un giretto nel negozio cinese, vediamo se c'è qualcosa. E vicino alla cassa c'erano loro, costavano 2,90 euro, c'erano tutti quelli nuovi appunto, con questo nuovo formato, diciamo, di disegno, di trama, quello celeste, quello fucsia, insomma tutti quelli che conoscete già. Però non c'erano i tester, ovviamente. Quello che io volevo assolutamente da quando ho incominciato a sentire novità circa questi profumi era il Creamy Vanilla, che anche Fabrizio mi ha detto che è molto buono, e poi un altro che ho voluto prendere, visto il prezzo esiguo, è Sugar Violetta. Sapete che io questi profumi li utilizzo prettamente per profumare la mia divisa, dopo che la lavo, la vado a profumare e quando inizio poi il turno sono tutto bello che profumato sulla divisa. Quindi adesso li testerò, poi nel corso di questo video ve ne parlerò. Per adesso, stasera dopo la doccia serale, ho spruzzato lui, mi sta piacendo, ma ve ne parlerò. Fatta questa premessa, vi faccio vedere il profumo che ho acquistato per primo su Vinted. L'ho pagato 30 euro più la spedizione, in totale 36,50 euro, un prezzo diciamo low cost. L'altro non lo possiamo, quello che vedremo successivamente, non lo possiamo considerare tanto low cost perché ha dei prezzi che vanno anche sopra gli 80 euro, forse perché è un pochino in hype e quindi ha dei prezzi abbastanza alti, ma oggi ci concentriamo su di lui. Lui si chiama Maison di Apostrofo Cavalli, scusate perché la mia pronuncia è pessima, poi ve lo scrivo sotto come è scritto. È un extrait de parfum da 100 ml ed è del marchio Louis Martin, un marchio che ho visto che fa tanti profumi di ispirazione, tanti dupe, anche di profumi di nicchia, ma anche di profumi più designer, e hanno tutti dei prezzi abbastanza ragionevoli. Vanno dai 15 ai 30 euro e mi sembra che siano tutti formati da 100 ml. La confezione è molto semplice, mi piace il colore grigio fumo di questa confezione. È anche lui un profumo arabo e devo informarmi meglio su questo marchio perché ho visto che è un profumo, è un marchio arabo, scusate, però la fragranza è stata fatta in Francia. Devo andare a spulciare bene su internet, ma fatemi sapere voi se avete maggiori informazioni su questo marchio e soprattutto fatemi sapere se avete anche qualche profumo del marchio Louis Martin. La boccettina si presenta così, devo dire che è abbastanza simile alla boccetta del profumo originale.
È un profumo incantevole. L'ho utilizzato anche negli ultimi giorni prima delle ferie per andare al lavoro. È un profumo che mi ha fatto ricevere diversi complimenti. Ha avuto successo questo profumo. Piace anche a chi lo sente e mi piace tantissimo anche a me. Tra l'altro, quando avevo preso lui, ne avevo preso anche un altro di un altro marchio che ho voluto regalare a Fabrizio Profumizio. Ho sempre trovato anche quello su Vinted perché mi piaceva tantissimo l'odore e non sapevo se Fabrizio avesse il profumo originale, quindi ho detto glielo prendo anche a lui perché secondo me è un profumo che merita. Lo trovo assolutamente unisex, perfetto adesso che siamo in estate per contesti serali. Se dosato ci sta anche da giorno, però per il giorno lo trovo più adatto per quando arriverà autunno e anche per il prossimo inverno. Secondo me è un profumo 4 stagioni, basta dosarlo in base a dove si deve andare. Se si deve andare in ufficio, in un ambiente ristretto, pochi spruzzi, per la grande sera si può abbondare. È un profumo che si appiccica sulla mia pelle come un tatuaggio e lo sento anche dopo la sera quando vado a farmi la doccia e si attacca tantissimo anche nelle fibre e dopo che vado a lavare gli indumenti riesco ancora a sentirlo dentro nelle fibre, quindi veramente spaziale per quanto riguarda le prestazioni che ha. Vado a leggervi le note che compongono questa creazione. In apertura abbiamo ibisco, rosa di damasco e vaniglia, nel cuore cuoio e menta, nel fondo semi di ambretta e cannella. Mi piace tantissimo di questo profumo l'evoluzione, è un'evoluzione lentissima, si sentono tutte queste note. Le note che lo caratterizzano, quelle che sono, diciamo, le più protagoniste, sono senz'altro la rosa di damasco e la vaniglia. Sono, diciamo, le due note proprio di spicco e appena lo vado a spruzzare per circa un paio d'ore, sono proprio le due note che dominano e mi hanno ricordato altri profumi giocati su queste due note che ho. Non è proprio un odore simile a quei profumi che ho, però la vibrazione che mi regala è quella. Per farvi capire, se avete Altea dell'Erbolario, se avete Ajvad di Lattafa, sempre un marchio arabo, insomma, quei profumi che hanno appunto quella parte di rosa, quella parte di vaniglia che si sente spiccatamente. Quindi in queste prime ore mi ricorda quella tipologia di profumi lì. Ripeto, non è uguale, però la vibrazione è quella. E si sente anche questa parte di fiorito tropicale, questa nota di ibisco che regala tantissima polverosità, rende questo profumo polveroso, avvolgente. E dà questo twist esotico, tropicale, davvero molto interessante e va in qualche modo a movimentare la rosa e la vaniglia, questa accoppiata che magari può diventare un pochino soffocante. La va in qualche modo a movimentare e mi piace. Nella sua lenta evoluzione fanno poi la comparsa queste due note, il cuoio e la menta, e incomincia a diventare un profumo più aromatico. Si sente sempre quella parte floreale e vanigliata, ma arriva poi questa nota di menta che dà proprio freschezza, dà questo sentore verde caratteristico della menta, e arriva questa bellissima nota di cuoio che lo rende irresistibilmente intrigante, sensuale, e secondo me quando arriva in questo punto il profumo è perfetto per la sera, anche proprio per un dopo cena, è veramente quel sentore animalico molto caratteristico. Non è troppo potente come sentore animalico, però ti risveglia quegli istinti un pochino primordiali, è veramente molto intrigante, quasi erotico. E poi in asciugatura questa bella parte fiorita, vanigliata, aromatica con questa bella nota animalica si asciuga su questo fondo di semi di ambretta che regalano questo twist davvero interessante al profumo e questa bella speziatura fresca che va a legarsi anche alla nota della menta e rende questo profumo arioso. È un profumo molto persistente, molto presente, però non è soffocante perché è comunque arioso, di respiro, lo trovo oltre che di una sensualità disarmante anche di un'eleganza. È veramente un profumo spettacolare
E sono contento che grazie a Greta sono riuscito a scoprire questa fragranza, è molto nelle mie corde. E non sapevo se mi fosse piaciuto in qualche modo perché non l'ho mai sentito. Quindi quando ho cercato l'alternativa ho detto va bene, trovo un'alternativa low cost, o la va o la spacca, se mi piace bene, se non mi piace lo porto alle mie signore per la tombola. Invece devo dire proprio innamorato dal primo spruzzo e poi ha delle ottime prestazioni. Veramente consigliato a mani basse, 10 lode. Fatemi sapere se lo conoscete anche voi e cosa ne pensate, oppure se avete l'originale, se me lo consigliate, come lo percepite. E lui è Maison di Cavalli di Louis Martin, 10 lode a mani basse, scusate la pronuncia del nome. Poi vi metterò qua la foto del profumo Hibiscus Maajad. Prima di passare al secondo profumo arabo, vi faccio vedere anche altre tre cose e partirei subito con le due chicchette del marchio Bonbons Malizia, Creamy Vanilla e Sugar Violet, questi due profumi che ho trovato in un negozio cinese della provincia di Varese così per caso. Li ho trovati nel negozio di Rancho Valcuvia, l'ex negozio Moreno. Se vi ricordate voi della provincia di Varese, fino a 3 anni fa circa c'era questo grande negozio, un bazar che si chiamava Da Moreno, dove tutto costa meno, poi ha chiuso e ha aperto questo grande negozio cinese. Si trovano nella zona della cassa, c'era tutta la collezione e costano 2,91 euro. Ho visto che ci sono anche da Upim a Coppio Trevisago nel centro commerciale, non c'era tutta la linea, ce n'erano solo due. Mi ricordo benissimo quello fucsia alla ciliegia e costavano 3,99 euro. Quindi se siete delle zone, passate per Rancho Valcuvia e vi interessano questi profumi, provate a passare dal cinese, ce n'erano abbastanza. Partirei subito con Creamy Vanilla, che è il profumo che ho utilizzato per primo, quello che bramavo da quando ho saputo di questa nuova uscita, sia per le note presenti, per il colore giallo e poi anche per la descrizione molto accurata che aveva fatto Fabrizio Profumizio. Ciao Fabri! Lui è un profumo molto sfizioso che trovo perfetto per il periodo autunnale, per il prossimo inverno. Sostanzialmente sa di dolcetto al limone, un trend che sta andando in questo periodo e anche a fine del 2023 mi viene in mente un profumo molto famoso che è Devotion di Dolce & Gabbana. Non che questo gli somigli, però la vibrazione è un po' quella di dolcetto al limone. Appena lo vado a spruzzare si sente tantissimo questa nota di limone, molto caratteristica, un limone un pochino chimico, ma è quel chimico che può piacerci. Poi via via che evolve sulla pelle prende proprio la forma di un dolcetto al limone grazie alla nota della vaniglia, alla nota di burro, e questa nota di burro regala anche questo sentore lattonico, molto cremoso, molto morbido, e mi risulta un profumo molto soffice, molto morbido. Mi dà proprio la sensazione di odore di Kinder Paradiso, di quei biscotti della Mulino Bianco al limone, oppure proprio della classica torta di Mulino Bianco al limone, di quei prodotti lì. Sfizioso, piacevole. Io di solito questi profumi li utilizzo come profumo da divisa, per profumare la divisa, così quando riattacco il turno ho la mia polo profumata. Però della precedente collezione il mio preferito è il Lucky, quello con il tappo verde, lo utilizzo anche proprio come profumo vero e proprio. Gli altri sostanzialmente li utilizzo proprio per la divisa. Devo dire che comunque questo mi sento di promuoverlo perché è molto sfizioso. L'ho utilizzato in questi giorni che sono ancora a casa in ferie. Ho avuto come termine di paragone i complimenti dei miei genitori che mi hanno detto come stai di buono, che buon profumo di limone, che profumo fresco. Però ecco, non ho avuto modo di poterlo provare sul campo di battaglia. Devo dire che entrambi hanno sulla mia pelle una durata di circa 5-6 ore, sono dei profumi molto intimi, creano quest'aura intorno a me, non sono profumi da grande proiezione, da grande scia, rimangono molto composti, molto intimi, quindi trovo che siano perfetti anche come profumi, scusate, da giorno per andare in ufficio perché non sono disturbanti per gli altri. Lui è promosso, mi piace tantissimo, è un odore molto accattivante. Forse alla lunga un odore come questo può stancare, può diventare un pochino stucchevole, però comunque è piacevole, è molto arioso, molto leggero, ecco, non è troppo soffocante, troppo pesante. Ma fatemi sapere la vostra, se l'avete preso anche voi, cosa ne pensate, come lo percepite sulla vostra pelle. E lui è Creamy Vanilla di Bonbons Malizia. L'altro invece che è stata una bella sorpresa è Sugar Violet. Questo l'ho preso perché da amante della nota della violetta volevo vedere come fosse questo profumo.
Le note sono violetta, muschio bianco e zucchero e sostanzialmente questo ricorda la caramellina leone alla violetta. Si sente tantissimo questa nota di violetta appena lo si spruzza, molto caratteristica, molto polverosa, con anche una punta di verde molto intrigante e secondo me lui sta bene anche per contesti serali perché questa violetta è molto sensuale e ci sta anche per la sera. Poi via via che evolve esce quella parte più zuccherina, zuccherosa, dolce e prende proprio quella piega di caramellina alla violetta e c'è anche questa nota di muschio bianco che va a dare rotondità, enfatizza la polverosità della violetta e lo rende un profumo avvolgente, talcato ma non pesante. Io ci sento anche un'altra nota qui dentro che non è riportata qui dietro nella descrizione, una nota fruttata che può essere o mirtillo o mora, qualcosa del genere, che fa la sua comparsa nell'evoluzione di questo profumo, una comparsa abbastanza veloce, ma riesco a sentire questo sentore fruttato, succoso, dolcino. Piacevolissimo, mi piace. Tra i due, devo dire che avendo avuto la possibilità di provarli su pelle, preferisco Sugar Violet. E lui appunto è Sugar Violet di Bon Bons Malizia. Fatemi sapere voi se l'avete preso, cosa ne pensate, com'è la resa sulla vostra pelle, come lo percepite. Comunque promosso mi piace tanto. Poi vi faccio vedere perché l'ho utilizzato in questi giorni di ferie, in queste ultime giornate delle mie ferie, questo balsamo per capelli purificanti che mi ha purificante, scusate, che mi ha regalato Fabrizio Profumizio. È un prodotto del marchio Tuttotondo al gusto mela. Ho voluto provarlo in questi giorni perché stando a casa mi sono esposto tante volte al sole, sono andato tante volte al lago, quindi mi lavavo i capelli praticamente tutti i giorni e non volevo utilizzare lo shampoo per non andare ad avere un prodotto magari troppo aggressivo per il mio cuoio capelluto, quindi ho detto proviamo questo visto che oltre ad essere un balsamo purificante è anche un balsamo emolliente ed idratante e devo dire che mi sono trovato molto bene. L'odore è molto caratteristico, una bella mela che è zuccherina ma molto naturale, non mi dà l'idea di una mela sintetica artificiale, sembra veramente proprio una vera mela, quella che possiamo trovare nel cesto della frutta in cucina, quindi molto accattivante l'odore e devo dire che questo balsamo non mi ha appesantito i capelli. All'inizio ero titubante perché io ho il capello grasso, tendente appunto ad ingrassarsi. E pensavo che utilizzando questo prodotto quasi tutti i giorni andasse ad appesantirmi i capelli e il giorno dopo, quando mi sarei svegliato, mi sarei trovato con i capelli tipo sono da rilavare. E invece devo dire no, non mi ha dato questo effetto, ha lasciato proprio la cute pulita, idratata e il capello veramente morbido e setoso. Quindi promosso, grazie Fabri per questo regalo e soprattutto è molto accattivante l'odore. Fatemi sapere se lo conoscete anche voi questo prodotto, se avete altri prodotti di questa linea e cosa mi consigliate. E lui è il balsamo purificante per capelli del marchio Tuttotondo al gusto mela. Concludiamo ragazzi la carrellata di oggi con il secondo profumo arabo che ho acquistato su Vinted e sto parlando dello Shagaf Oud Tonka della Swiss Arabian, questo eau de parfum da 75 ml che come vi ho detto poco fa ma anche all'inizio del video ho trovato su Vinted, l'ho trovato a un prezzo veramente molto buono. Con la spesa di spedizione l'ho pagato 51 euro e ne ho approfittato subito. Lo avevo in wishlist da un po' di tempo, quando lo cercavo non era più disponibile su Notino, ho visto su altri siti che aveva dei prezzi veramente alti, 70, 80, 90, 100 e anche oltre i 100 euro. Ho scoperto poi vedendo la confezione che è un'edizione limitata, io pensavo che fosse in gamma permanente, quindi magari il fatto dell'edizione limitata e il fatto che a inizio anno questo profumo è diventato viralissimo, credo che sia questo che abbia fatto schizzare i prezzi alle stelle, perché credo sia stato lanciato sul mercato intorno a fine 2023, al massimo inizio di quest'anno, e quindi la tanta popolarità proprio di farlo diventare così virale ha fatto salire i prezzi, oltre appunto a essere un'edizione limitata. Quindi se anche voi lo cercate da tanto tempo, tenete sempre monitorate le varie applicazioni di vendita che magari salta fuori l'offerta, come è successo a me.
Mi piace tantissimo la confezione in questo color turchese barra Tiffany. Cosa ve lo dico a fare? Basta guardare la parete alle mie spalle, è un colore che io amo. Mi piace tantissimo il tocco di classe della placchetta in metallo dorata qui davanti, veramente molto elegante questa confezione. È una confezione che si apre così, sembra proprio la custodia di un gioiello. La boccetta è custodita qua dentro in questa parte di velluto nera molto elegante ed è veramente una confezione di profumo lussuoso luxury. Veramente fatta molto bene, solida rispetto agli altri due che ho di questo marchio che hanno la confezione in cartoncino. Questa proprio vince 10 a 0. La boccettina si presenta così, riprende i colori della confezione turchese e oro, veramente bella, ha un suo peso, anche il tappo ha un suo peso, modico però ha un suo peso ed è veramente bellissima. Il profumo è spettacolare. L'ho trovato, ripeto, per la terza volta su Vinted, l'ho trovato da questa ragazza dell'Italia. Proprio così per caso l'avevo in wishlist, lo seguivo tramite Vinted. Sapete che su Vinted, quando cercate qualcosa, poi quando vengono caricati nuovi articoli, eccetera, vi viene il più 1, più 2, più 3, eccetera, nella barra delle ricerche, e quindi mi era venuto fuori un più uno. Ho visto questa offerta da parte di questa ragazza che aveva un lotto con due profumi sempre del marchio Swiss Arabian, lui e un altro profumo. Ho fatto la faccia tosta, ho chiesto se potesse dividere il lotto e vendermi solo questo profumo. Il lotto in totale costava 70 euro. Lei è stata gentile e mi ha detto: sì, guarda, non c'è problema, divido il lotto. Ho preso lui, lei mi ha detto che l'aveva pagato sui 70 euro quando l'aveva comprato, ma non era di suo gradimento, quindi per questo lo metteva in vendita. Me l'ha lasciato a 45 euro più la spesa di spedizione, siamo arrivati ai 51 euro, quindi onesto come prezzo. Usato veramente un paio di volte perché è praticamente piena la boccetta. Diciamo che qui, se lo guardate in controluce, adesso non si riesce a vedere, si vede quanto ne è stato consumato ed è praticamente piena la boccetta. Profumo buonissimo. Io lui, quando ho incominciato a vedere le pubblicità, a sentirne parlare, pensavo che potesse essere un profumo che sapesse di confetto. Nella mia testa c'era confetto. Io, quando poi lui è arrivato, che l'ho spruzzato, il primo impatto è stato: è un profumo che non mi è nuovo. Mi ha ricordato qualcosa che ho già in collezione e poi ci arriveremo, un profumo di Tesori d'Oriente. Non per dire che è identico a questo profumo di Tesori d'Oriente, ma hanno dei punti in comune. Comunque, quando l'ho sentito mi ha evocato qualcosa. Vi faccio vedere soprattutto poi questo per farvi capire, perché questi sono profumi che non è che uno può dire vai da acquestapone e lo senti, vai da Tiguetà e lo senti, vai in profumeria. Quindi per darvi, diciamo, quell'idea di a cosa può assomigliare questo profumo. È catalogato come un gourmand ambrato unisex, concordo che sia un profumo assolutamente unisex, perfetto sia su pelle maschile che su pelle femminile. Lo trovo un profumo veramente elegante. Ha anche un che di sensuale, ma è una sensualità veramente elegante che non cade nel volgare, e lo vedo bene anche come profumo per un evento serale, un evento importante, una cena di lavoro, magari se avete anche un incontro di lavoro dove dovete parlare in pubblico. Un profumo del genere, secondo me, è molto adatto perché si fa sentire, ha delle ottime prestazioni, però non è fuori luogo, ti dà proprio quel tono di eleganza e anche di sensualità. Ed è veramente spettacolare. Grande protagonista qui dentro è la mandorla, ma poi ci arriviamo leggendo tutta la piramide olfattiva. Trovo che sia un profumo perfetto per la stagione autunnale, invernale, primaverile. Per adesso che siamo in estate, perfetto per la sera. È un profumo che, come prestazioni sulla mia pelle, dura tutta la giornata, è un long lasting. Addirittura dopo che mi lavo la sera lo sento ancora sulla pelle, proprio si appiccica come un tatuaggio. Ha un'ottima scia e un'ottima proiezione, soprattutto nelle prime 3 ore, poi incomincia a diventare più composto, ma comunque sempre si sente. Sui vestiti si attacca veramente tanto e riesco a sentirlo anche dopo che ho lavato gli indumenti, quindi veramente top.
Top. Io diciamo che con tutti quelli che ho, sia quello dorato, il classico lingottone dorato e quello bianco, hanno tutti e tre sulla mia pelle delle prestazioni proprio da 10 lode e anche lui non si è smentito in questo. Le note che compongono questa fragranza sono mandorla in apertura, nel cuore corteccia di cannella, fiore d'arancio tunisino, rosa turca, nel fondo tonka, vaniglia e amberwood. Grandi protagonisti sono la mandorla, la fava tonka e il fiore d'arancio. Sono proprio le tre note che riesco a sentire con maggiore insistenza. Appena lo si spruzza si sente tantissimo questa nota di mandorla. Una mandorla veramente naturale, veritiera, mi viene da dire, anche un pochino verde. Non ha niente a che vedere con la pasta di mandorle, con i dolcetti alla mandorla, proprio la vera e propria mandorla, quella che possiamo prendere nei sacchettini e la mangiamo. E poi c'è tutta quell'altra parte che la addolcisce. Arriva quasi da subito questa nota di fiori d'arancio che sono veramente intensi, caldi, mielati, caramellati, proprio rendono questa mandorla caramellata e essendo un gourmand poi vi dico cosa mi evoca a livello proprio mangereccio questo profumo e si sente tanto quella parte poi in sottofondo di tonka e vaniglia e la tonka poi va a rinforzare questo sentore di mandorla. Veramente la cannella, la rosa le sento veramente molto in lontananza. Secondo me la rosa dà molta cremosità perché è un profumo veramente molto cremoso, soprattutto in evoluzione. La cannella regala queste ventate di ariosità perché il fiore d'arancio, questa mandorla che poi, grazie al fiore d'arancio e grazie al fondo, diventa una bella mandorla caramellata, potrebbe risultare soffocante. Secondo me la cannella va a dare quel pizzico di ariosità che movimenta la fragranza, non lo rende troppo statico come profumo. Mi piace l'evoluzione che ha e in asciugatura esce questa nota di amberwood che tira fuori questa parte resinosa, balsamica, leggermente affumicata, veramente molto intrigante, che dà quella profondità, quell'avvolgenza che lo rende perfetto anche per contesti serali, quindi profumo veramente promosso a mani basse. Tornando al discorso, cosa mi evoca a livello proprio mangereccio questo profumo? A me ha ricordato, partendo dall'idea che pensavo potesse sapere di confetto, no? Mi ha ricordato tantissimo una cosa che io amo mangiare, soprattutto nel periodo autunnale-invernale, il croccante di mandorle. Mi ha ricordato veramente quello. C'è proprio quella parte di mandorla molto veritiera, con tutta quella parte caramellata, dolce, e senti proprio questo mix, quella sensazione di quando mastichi, ecco, il croccante e le mandorle. Si sente poi, oltre quella parte mielata, calda, avvolgente, il loro proprio sentore fiorito, questo proprio fiore d'arancio e quindi diciamo che è spaziale questo profumo rispetto appunto al croccante di mandorle, c'è proprio la nota dei fiori d'arancio che fa un po' la differenza. Tornando a qualche minuto fa, quando vi avevo fatto intravedere il profumo Byzantium di Tesori d'Oriente, quando l'ho sentito la prima volta, mi è venuto in mente questo profumo. Non perché siano identici, c'è secondo me qualcosa che li lega, hanno delle note in comune. Byzantium ha questa nota di mandorla, ha questa nota di rosa, è comunque un profumo morbido. La differenza sostanziale è che questo profumo dei Tesori d'Oriente è molto più polveroso, molto più talcato, sarà anche grazie alla nota della mimosa che si trova in apertura, credo ci sia anche una nota di garofano, forse sono anche questi fiori che rendono questo profumo polveroso, rotondo. Questo invece è sicuramente molto più cremoso. Poi questo profumo ve l'ho sempre descritto come qualcosa che mi fa venire in mente quell'odore dei prodotti per i neonati, quelle paste, quelle creme, proprio quell'odore che possono avere anche i neonati, di pulito e di dolce, qualcosa del genere. Questo invece assolutamente no. Questo è sicuramente un profumo più grintoso per noi adulti, anche questo è per noi adulti, però passatemi questo termine, questo mi evoca proprio quella innocenza, quella tenerezza legata proprio al mondo dei bambini, questo invece ha qualcosa di più grintoso, di più strong legato a noi adulti, quindi c'è una bella differenza. E però appunto appena arrivato e spruzzato,
mi ha fatto venire in mente questo profumo. Diciamo che nel Tesori d'Oriente non ho guardato la piramide olfattiva e adesso a memoria non la ricordo, non credo ci sia la nota dei fiori d'arancio o se c'è non è così di rilievo come il profumo della Swiss Arabian e secondo me questo fa una grande differenza tra i due. Comunque messi vicini sono diversi, però era proprio per farvi capire il mood, per darvi un attimo quell'idea, no? Perché questo è veramente uno di quei profumi difficili da trovare, non vi si può dire vai da acqua e sapone, vai da Tigotà, vai in una profumeria e lo senti. Uno se vuole acquistarlo deve buttarsi in un blind buy, quindi se può piacere questo, sicuramente si apprezzerà anche questo. Ecco, questo che voglio dire, ma non che siano uguali o che questo possa essere un dupe di questo, assolutamente. Comunque lui è promosso a mani basse, mi piace veramente tanto, è un profumo elegante, signorile, sensuale, veramente da 10 lode ed è Oud Tonka di Swiss Arabian. 10 elode a mani basse, ragazzi. Fatemi sapere se lo avete anche voi, come lo percepite, cosa ne pensate, se gli date il valore che ha, cioè se il prezzo a cui lo si trova è insomma rispecchiato dall'odore e dalle prestazioni che ha, o se dovrebbe avere un prezzo un pochino più basso. Comunque, promosso a mani basse, mi piace veramente tanto. Io ragazzi, con lui concludo la mia carrellata di oggi. Grazie a tutti per avermi ascoltato, grazie ai nuovi iscritti, grazie a tutti voi per il sostegno, la vicinanza, l'affetto, la carica che mi date sempre. Vi mando un forte abbraccio e ci sentiamo in un prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti!